Liberi.tv, siamo a Cleto, ovviamente siamo qui a Porta Forgia, dove si sta per svolgere la prima puntata, ecco, anzi la prima edizione di questo Cleto sotto le stelle, che è una rassegna cinematografica che abbiamo pensato della Proloco proprio per dare la possibilità non soltanto alle persone di Cleto ma a tutti di conoscere delle realtà che sono quelle ad esempio di questo film che andremo a vedere da qui a breve, ovvero Wonder. È la storia di questo bambino che ha subito ben 27 interventi facciali, quindi ha studiato a casa per molto tempo, però la prima media ha deciso di farlo in una scuola, quindi il primo impatto, il bullismo, quello che è un po' la storia della famiglia, insomma tematiche importanti. Questo è il primo di molti film che vedrete da qui a tutti i venerdì di luglio, e poi ci sono i 4 giovedì di agosto. Sono film scelti con cura, sono film che riguardano tante tematiche. Noi vogliamo parlare di inclusione, di abbattimento dei pregiudizi, per noi è importante e quindi ne vogliamo parlare con voi. Chi abbiamo qui vicino a me, chi ho qui vicino a me, la presidente della Proloco, Maria Luisa Longo, che insieme a me questa sera dirigerà questa bellissima rassegna che è un inizio. Come tutti gli inizi sono particolari, quindi noi vi chiediamo insomma la vostra partecipazione anche per le prossime edizioni, quindi lascio la parola a Maria Luisa per avere le sue impressioni su come insomma pensa di svolgere questa bella rassegna. Buonasera a tutti gli amici e simpatizzanti della Proloco di Cleto. Noi iniziamo la nostra estate con questa bellissima rassegna cinematografica. Grazie a te Riccardo perché hai curato la selezione di questi film che, come hai ben chiarito, sono dei film scelti, sono dei film che aiutano un po', non sono fine a se stessi, ma aiutano davvero, ci danno una riflessione. Quindi un'estate all'insegna sì del divertimento, sì dello stare insieme, un'estate che vedrà appunto la valorizzazione del borgo, vivere un po' le nostre location, e questa veramente forse rappresenta la location cuore di attività così belle come quelle cinematografiche, però ci darà l'opportunità anche di vivere un'estate di cultura, e la cultura è anche questo, promuovere il territorio ma promuovere anche eventi che non siano soltanto commerciali, eventi soltanto del classico target estivo, ma eventi che creano, come dire, un valore aggiunto per le nostre realtà territoriali. E non anticipiamo nulla, ma veramente quello che abbiamo tirato fuori dal cilindro, il merito è del nostro Riccardo, è veramente un film più bello dell'altro, quindi è un percorso che io vi invito a vivere ogni venerdì di luglio, poi sì, lo ripetiamo, e ogni giovedì di agosto, ma come Proloco abbiamo altre bellissime attività. Abbiamo sempre con te Riccardo il nostro bellissimo trekking per il 4 agosto, il trekking urbano. Poi abbiamo in cantiere la nostra edizione del Cletoland, che ci vedrà impegnati con i bambini, però ecco, inizieremo già il 3 agosto e anche lì abbiamo calendarizzato diversi giorni. Ci vuole impegno, ci vuole partecipazione, noi appunto vi invitiamo a venire a Cleto, a vivere le nostre giornate qui nel borgo, che sicuramente vi daranno un grado diverso anche di veduta. Io vorrei aggiungere una cosa, sai, sì? Mi piacerebbe dire che questa sera sarà una sera anche particolare, perché lanceremo come Proloco le cartoline di Cleto. Questa è la nostra chicca. Questa è una chicca, cioè, vabbè, diciamo che chi è qui lo sa perché le prenderà queste cartoline, però è il primo anno, anzi io penso che sia il primo in assoluto, che vengono fatte le cartoline di Cleto, quindi immaginate di dover acquistare una cartolina finalmente di Cleto con dei panorami favolosi, fantastici, che vi invito a vedere non solo in cartolina, e di spedirle in tutto il mondo, quindi potete acquistarle venendo qui per sostenere tutte le attività della Proloco, perché sono attività gratuite, perché il cinema in questo momento è gratuito, è alla portata di tutti, sono film selezionati, l'ho detto anche Maria Luisa, ma sono soprattutto, diciamo, attività che servono a unire, sono attività per tutti, non ci sono, diciamo, questioni di nessun genere. Di conseguenza vi diamo il benvenuto a Cleto in questa stagione, insomma, estiva 2019, da Riccardo e da Maria Luisa. Cleto nel cuore. Ciao!